L'intervento che stiamo realizzando e che stiamo portando a termine è una manutenzione straordinaria. Questo gruppo fu restaurato nel 1994 e dove furono rimosse le varie stratificazioni, le varie ridipinture. E poiché la vernice nel corso degli anni si altera, aveva una vernice che conferiva questo aspetto grigiastro a questi incarnati che sono molto, molto pallidi, con delle gote molto rosse, questi colori molto vivaci, dobbiamo dire. E quindi la nostra manutenzione è straordinaria, si ha previsto più che altro la rimozione delle vernici ossidate, dei ritocchi alterati e il consolidamento strutturale. Infatti in corso d'opera abbiamo potuto realizzare che alcuni arti, soprattutto gli arti inferiori, erano disconnessi, quindi magari nel corso del tempo, con dei traumi, qualche gamba si poteva spezzare definitivamente, come il ginocchio del soldato o le gambe di Pilato. Noi ormai stiamo terminando l'intervento, come potete vedere, e siamo nella fase appunto quella estetica, quella della reintegrazione pittorica. Abbiamo delle statue come Pilato già completamente terminate, come quella del Cristo che è quasi in finitura, ormai gli ultimi 10-15 giorni e il restauro sarà terminato, le statue verranno ricollocate sulla bara che anch'essa è stata restaurata e appunto stiamo reintegrando le piccole abrasioni, le lacune dove appunto il colore manca, andando a reintegrare con una reintegrazione pittorica o mimetica o riconoscibile a selezione cromatica con dei colori a vernice per restauro, quindi seguendo poi i teoremi del restauro conservativo, che è quello della reversibilità e riconoscibilità. Questo intervento si è reso possibile grazie alla sensibilità dei consoli, nella fattispecie della maestranza dei macellai, quindi l'associazione appunto La Sentenza, che aveva notato che vi erano delle criticità sull'opera e quindi ci ha contattati, così come hanno fatto altri gruppi negli ultimi anni, per realizzare un progetto approvato poi dagli enti preposti e infine realizzato. Ormai siamo nella fase finale. Noi da Partenope Restauri ci teniamo ovviamente a ringraziare sempre le maestranze, che si affida a noi con piena fiducia, e questo ci rende fieri e orgogliosi di ciò. Ringraziamo sempre la Soprintendenza di Trapani che ci è di sostegno, ci coadiuva nelle scelte metodologiche insieme al direttore dei lavori che è la professoressa Lina Novara, che è una trapanese doc, attenta, storica dell'arte, che nutre passione e amore verso questi gruppi.